Ciao ragazzi, buongiorno, ben ritrovati di nuovo qua sul mio canale su Arte Bianca Channel. Allora, breve intro oggi, voglio fare un ripasso rapido, ok, di cosa abbiamo fatto nel video precedente. Allora, abbiamo impastato la farina viva integrale, ok, un impasto originariamente pensato, concepito al 75% di idratazione. Poi, insomma, durante la fase di impastamento ho notato una consistenza molto asciutta dell'impasto, ok, poiché l'idratazione minima è abbastanza elevata, ok, diciamo così, sulla confezione, sullo scatolo si parla di un minimo del 65%, quindi ho alzato la soglia all'85%, ok, e ce ne poteva ancora andare altra tranquillamente. Ok, signori, mi sono fermato io all'85%. 2% di sale, ok, quindi scendiamo un po' la soglia che solitamente noi utilizziamo nei nostri impasti, ovvero il 2,5%. Nel nostro caso 500 g di farina integrale, 10 g di sale, quindi, e ho messo più o meno un grammetto di lievito, ok, senza esagerare, poiché diciamo che la nostra massa si puntava, infatti ha già puntato, adesso ve la faccio vedere, ve la mostro. Ha una messa a massa a temperatura controllata, ha uno sviluppo abbastanza timido, ok? Si parla più o meno, almeno io così ho pensato di fare, di uno sviluppo del 10%, ok? Quindi non puntiamo, diciamo così, a un aumento significativo di volume, ok? Poiché, come sappiamo, far puntare eccessivamente gli impasti poi comporta un'eccessiva tenacità all'interno degli impasti stessi, ok? E sappiamo bene che questa è una farina già di suo tendente al tenace, ok, per la sua natura fisica, d'accordo? Quindi in effetti io puntavo a un aumento di volume massimo del 10%. Vediamo un po' se ci sono riuscito. Adesso vi mostro l'impasto. Piccola sorpresa in negativo, ovviamente si parla in questo caso. Sono arrivato in pizzeria per registrare l'intro. Ho notato che i frigo stavano spenti, ok? Quindi c'è stato un calo di tensione. Ma parlando con i vicini, si dice che sono stati fermi giusto un'oretta, ok? Quindi all'interno le temperature erano ancora belle freschette. Quindi non ci sono stati problemi sia agli alimenti sia agli impasti, però insomma. Per quanto riguarda l'impasto, che doveva stare a una temperatura davvero bella freschetta, in modo da contenere in primis, come vi ripeto, l'aumento di volume, l'ho notato abbastanza tiepido, ok? Poiché l'impasto già si trovava in un punto del frigo, dove il freddo arrivava già in maniera timida, ok? Quindi diciamo che ciò mi preoccupa un pochettino, però in linea di massima a livello di aumento di volume non ho notato significative differenze, ok? Ragazzi, bando alle chiacchiere, adesso vi mostro il mio impasto messo in massa 18 ore, ok? Quindi adesso puntiamo, dopo aver spallinato il nostro impasto, la nostra massa, a un appretto di più o meno 8 ore, d'accordo? Ragazzi, andiamo a vedere l'impasto. We'll be right back.
Allora ragazzi, andiamo ad analizzare adesso finalmente come è andato il nostro processo. Ok, allora innanzitutto ragazzi, cosa abbiamo fatto? Lo scopo di questa prova, ok, perché è più una prova a scopo didattico, ok, che non un vero e proprio processo utile tra virgolette, ok, perché lo sapete, sfrutto questi momenti tra virgolette didattici insieme che ci tagliamo qui su YouTube per fare un po' più delle prove nel personale, per stimolare anche un po' la vostra e la mia creatività, ok, quindi diciamo che in linea già teoricamente parlando avrei potuto e voluto scegliere un'altra farina per un processo per pizza ruota di carro, ok, invece ho scelto, come sapete sempre, io faccio uso della strada più difficile che ho a disposizione, ok, in questo caso ho scelto una farina integrale proprio per vedere se ci riuscivo, e una volta riuscito ed effettuato il processo alla parte conclusiva cosa avrei ottenuto, cosa avrei avuto in mano, ok, allora andiamo a un po' a spulciare quello che è successo. Allora diciamo innanzitutto che la farina integrale, lo sapete benissimo, è una farina innanzitutto per ragioni fisiche, una farina molto tenace, ok, ce lo dice l'esperienza, lo sappiamo tutti, ma ce lo dice anche la scheda tecnica riportata sulle farine, ok, quindi in linea di massima sappiamo benissimo che è adatta a essere spezzata con altre farine o comunque ad essere utilizzata per altre tipologie di processi, ok, diciamo che poi nella assolutezza la farina integrale raramente viene utilizzata per la tonda e nella fattispecie nella tonda a ruota di carro, come piace fare a me, ok, come utilizzo io nel personale e come utilizzo io lavorativamente parlando anche in pizzeria, ok, al lavoro. Io ve lo ripeto, è stato un po' una sfida personale tra virgolette che mi sono lanciato, ok, in questo video mi è piaciuto un po' tentare di fare questa prova, diciamo che è andata piuttosto bene, ok, quindi in primis, come vi ho detto poc'anzi, dovevamo lavorare innanzitutto sull'estensibilità dell'impasto, ok, un impasto diretto, quindi senza utilizzo di prefermento, ho scelto in questo caso qua, di conseguenza sapete bene che nelle successive ore, ovvero dopo aver impastato, mi riferisco alla puntata, la parte che se sbagliamo ci preclude veramente quasi tutto l'intero processo, ok, è proprio la puntata, ok, quindi ho dovuto fare particolare attenzione proprio alla puntata. In generale sapete tutti che maggiore aumento in volume della massa impuntata si ottiene e poi nella fase successiva, che è quella dello spallinamento, dunque dell'appretto, otterremo a fine maturazione dei nostri panetti maggiore tenacità, ok, all'interno dei panetti stessi, quindi in questo caso qua ho dovuto fare particolare attenzione alla puntata, ho fatto maturare davvero poco il mio impasto in frigo, ovviamente a temperatura controllata, mettendoci poco lievito e stando attento più o meno alle temperature in impastamento, che avrei voluto chiudere anche un tantino più freddo, alla fine ho chiuso intorno ai 24 gradi, però mi è andata benissimo perché poi in puntata l'impasto mi ha maturato più o meno un 5 massimo 10% in volume, quindi è andata esattamente come volevo, d'accordo? L'unica cosa che forse un tantino ho sbagliato è stata l'idratazione dei panetti, ok, avrei potuto salire un altro pochino, poiché in generale sapete anche che la caratteristica principale delle farine con tanta crusca all'interno è quella di assorbire molta acqua, ok, quindi capite bene che una farina integrale per il suo burattamento assorbe davvero tanta acqua. Poi mettendoci anche in conto il fatto che abbiamo avuto a che fare con un integrale davvero di tutto rispetto, un integrale di una qualità strepitosa, forse l'integrale più buona e qualitativamente migliore che ho mai provato, che ho mai assaggiato, dunque fate un po' voi i calcoli, 85% che sembrava quasi una pietra, ok, avrei potuto inserire altra acqua molto tranquillamente e infatti poi diciamo a sensazione non mi sono sbagliato, ok, i panetti comunque a fine maturazione sono venuti comunque leggermente a palloncino, ok, come si suol dire, ovvero hanno comunque trattenuto, hanno sviluppato un po' di quella tenacità che io temevo sviluppassero, ok, e che diciamo naturalmente avrebbero comunque dovuto sviluppare, ok, voglio essere onesto, però
avrei voluto quantomeno contenere il più possibile questa caratteristica negativa, secondo me, per la pizza tonda, ok? Nonostante ciò, i panetti comunque erano abbastanza lavorabili, poi l'esperienza vi dà una grossa mano in questi casi, quindi io so anche come comportarmi in questi casi qua. Dunque, la pizza a ruota di carro è venuta abbastanza omogenea in stesura, ok? Quindi nulla di preoccupante. L'apertura è da pizza a ruota di carro, ok? Quindi cornicione basso, non sono andato a lavorare molto sul cornicione, ma nemmeno si è aperto tanto, ok? Ed è anche normale questa cosa, sempre per i motivi che ci siamo detti in precedenza, ok? Quindi tutto sommato ritengo che il processo sia andato abbastanza bene, ok? La prova è superata, poteva andare meglio, ok? Infatti mi riservo di riprovarci, nonostante ho visto che il video sulla farina integrale o comunque sulle farine con crusca in generale va molto poco sul canale, ok? Però è un mondo che comunque a me affascina di approfondire ugualmente. Non so voi, fatemi sapere nei commenti se vi va un'altra prova. In questo caso qua io voglio tentare una contemporanea, ok? Quindi andremo a utilizzare la restante parte della farina che mi è rimasta, ok? Perché c'è un altro mezzo chilo da sfruttare. Vorrei fare un prefermento, ma adesso vediamo, valutiamo insieme la tipologia di prefermento, ore di maturazione, quantità di lievito, idratazione soprattutto, devo rifletterci bene. Mi aggirerei intorno al 60-65% di idratazione per questo prefermento e vorrei fare una contemporanea con la farina integrale in assolutezza, ok? Quindi proprio come abbiamo fatto oggi. Invece di fare la ruota di carro faremo la pizza contemporanea, ok? Quindi supereremo sicuramente l'idratazione che abbiamo raggiunto nel video precedente. Sarà un'altra prova, insomma, estremo, ok? Tra virgolette, una prova che però ritengo sia più fattibile rispetto all'ultima effettuata. D'accordo? Fatemi sapere, vi ripeto ragazzi, nei commenti cosa ne pensate, non vi dimenticate, così se devo continuare o eventualmente poi vedo, valuto se ritenete interessante l'argomento, insomma, passiamo ad altro, ok? Intanto ragazzi, io vi ringrazio, grazie come sempre dell'attenzione, grazie come sempre di essere qua sul canale. Stiamo crescendo, vi ringrazio davvero tanto, una community così affettuosa non me l'aspettavo. Ragazzi, un abbraccio, ci becchiamo settimana prossima, facciamo un'altra bella diretta, casomai vediamo un po' a mandare avanti quella diretta di cui vi parlavo in questi giorni, ovvero una maxi diretta di più o meno 4-5 ore, dove faremo un processo dalla sua nascita, ovvero dall'impastamento fino alla puntata, appretto e staglio, ok? Quindi poi andremo a cuocere i nostri panetti una volta maturati, ci facciamo insomma un processo breve, facciamo una prova estrema per chi mi ha chiesto un processo quanto più breve possibile, ok? Quindi magari diamo un po' agio anche a diciamo così prove divertenti tra virgolette, ok? Non focalizziamo sempre la nostra attenzione su prove molto seriose, d'accordo? Un po' per scherzare, un po' per giocare, facciamo questa maxi diretta. Altro commento che dovete lasciarmi, fatemi sapere se vi interessa questo genere di live. Ragazzi, un abbraccio, ci becchiamo alla prossima, ciao.